Siamo con Antonio Leti, presidente provinciale dell'UISP. Quale modo migliore di concludere un'annata sportiva per la tua associazione come quella di vedere le due migliori squadre fronteggiarsi una contro l'altra? Beh, è una bella soddisfazione vedere concludere un campionato di eccellenza in questo caso, perché questa è la finale dei play-off di eccellenza, nel modo in cui si sta concludendo. Ora, al di là del risultato, dove noi ovviamente non facciamo il tifo per nessuno, anzi facciamo il tifo per tutte le squadre, compreso ovviamente le finaliste, due bellissime squadre che farebbero la loro figura a livelli superiori, quello sicuramente. E questa sera c'era anche Giorgio Cerbai, presidente del CONI. Quanto è importante, Cerbai, l'associazionismo sportivo anche a livello amatoriale? Ma io credo che sia determinante per quanto riguarda la copertura di determinate fasce di età, proprio per dare possibilità alla gente di continuare a giocare. E credo che il ruolo che svolgono gli enti di promozione sportiva, nella fattispecie l'UISP, sia secondo me un punto fondamentale per lo sviluppo dello sport italiano in senso generale, perché oggi sport non è soltanto l'attività agonistica di quella che si vede la domenica, ma sport è l'insieme dell'attività motoria, sportiva che viene svolta sia a titolo individuale che come rappresentativa di squadra. Quindi ben venga, credo che queste iniziative sono da osannare, e io, indipendentemente dal fatto che ora gli enti di promozione sportiva sono dentro il CONI, io anche precedentemente avevo sempre avuto un occhio di riguardo nei loro confronti. In campo, per la finale dei play-off di eccellenza, si sono affrontate l'Isola e il Piazza Grande. Alla fine ha vinto l'Isola per 2-1, ma è stata una partita davvero divertente e combattuta, dove ha vinto soprattutto, e ancora una volta, il calcio amatoriale. Siamo con Paolo Del Corto, giocatore del Piazza Grande. Cosa hai da dirci, Paolo, a caldo di questa sconfitta? Niente, la delusione è tanta, ma siamo consapevoli che comunque è stata una partita giocata bene da due grandi squadre che hanno dato tutto in campo. Purtroppo noi abbiamo preso un palo di troppo, loro hanno concretizzato al massimo le occasioni che hanno avuto. E partita bella, la delusione è molta, purtroppo onore ai vincitori, e non ci sentiamo comunque inferiori a questa squadra, per quanto siano una gran bella squadra. Gianni Faggini, capitano dell'Isola, che ha vinto questa finalissima playoff, cosa hai da dirci di questa vittoria? Che devo dire, un anno di merito, allenamento, sacrificio con tutti questi ragazzi, un gruppo fantastico, meritato, e dico tutte le parole di questi ragazzi, un bravo, un applauso a tutti questi ragazzi, perché sono veramente fantastici. Tra l'altro abbiamo notato, avete un tifo degno di una eccellenza PCC, dovuto a tanti ragazzi che seguono il nostro circolo, che mi fa piacere seguire la squadra. Un applauso anche a loro, perché hanno contribuito tutte le partite con il loro supporto a starci dietro. Grazie tante anche per loro.